Maria, 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 Maria di Trapani, Maria di Trapani, Maria di Trapani. Questa è la storia un po' buffa e un po' strana di una ragazza pura, vergine e sana. Si era messa in testa non si sa che cosa. Voleva fare video per diventar famosa. Non appena il mio numero finì di registrare, col cellulare in mano provò in fretta a chiamare. Mi disse: pronto Betto, tu mi devi aiutare. Sono Maria di Trapani, fidanzata mi voglio fare. Le diedi subito un bel appuntamento, ma quando si presentò mi colse di sopravvento. Si portò con sé la piccola sorella, l'aveva convinta lei a cercare l'anima gemella. Non aspettai oltre e mi misi a intervistare. Entrambe le sorelle non potevano aspettare. Il loro sogno era trovare il fidanzatino. Lo volevano bello, alto, ricco e pure travaghino. Finita l'intervista, aspettammo circa un mese. Si fidanzò la piccola perché non aveva pretese. Invece per Maria ci toccò sempre aspettare. Quello bello, alto, ricco, capace pure di ballare. Nei giorni che passavano mi fece disperare. Non ce n'era neanche uno che per lei potesse andare. Anche quello di Paceco che le feci poi incontrare, appena la conobbe decise pure di scappare. Dopo circa alcuni mesi lei si mise a pensare che l'unica speranza era quella di scappare. Mi chiama al cellulare per dirmi sempre la stessa cosa: Betto mi deve aiutare, voglio diventar famosa. Parlai con la famiglia, non sapevo cosa fare, ma loro mi risposero: ti diamo il benestare. Chiesi loro se dopo un mese la potevo riportare. Mi dissero: tranquillo, siamo qui ad aspettare. Purtroppo dopo un mese di piscina e bella vita, comunicai a Maria che la vacanza era finita. Disse che con la famiglia si era appena litigata e che se andava a casa non l'avrebbero accettata. Passai le notti insonne per essere stato fregato. Pensavo sempre al pacco che mi avevano accollato. Cercavo di convincerla a riappacificare, purtroppo inutilmente, perché la VIP voleva fare. Cercavo in tutti i modi di poter darmi da fare, o almeno le sue spese di poter recuperare. Tentavo di convincerla a non chiedere ogni cosa, ma lei mi rispondeva: ormai sono famosa. Finalmente dopo un anno convinsi lei solo per sbaglio che facendo pace con i suoi poteva avere uno spiraglio. Per lei abituata ormai ad avere ogni cosa, continuando per sempre ad essere famosa. Oggi si trova a casa a far sempre la stessa vita. Ha capito che ormai la vita da VIP è finita. Anch'io mi trovo a casa, triste, solo e sconsolato. Perché per far del bene sono stato pure denunciato. La cattiveria, l'arroganza, la menzogna che sta nella vostra Maria che non conosce umiltà, rimarranno sempre nella mente di chi sa chi è stata Maria di Trapani e chi per sempre sarà. La
la cattiveria, l'arroganza, la menzogna che sta nella vostra Maria che non conosce umiltà, rimarranno sempre nella mente di chi sa chi è stata Maria di Trapani e chi per sempre sarà. Oh yeah!